Lui lo chiamavano rispettosamente svedese. I genitori sorridevano e lo chiamavano bonariamente Simur. Le ragazze chiacchierine che incontrava per la strada fingevano di svenire e la più audace gli gridava: torna indietro, Levov della mia vita. Ho partecipato emotivamente alla caduta di Simur Levov. È meraviglioso, è commovente. Descrivere l'amore è bello. Descrivere l'impossibilità dell'amore è ancora più forte. C'è una frase, una delle tante, in cui dice, se ricordo bene tra i miliardi di parole che ho letto, il bersaglio era avere bersagli. Ogni aspetto della vicenda, ogni spiegazione che tu tenti di dare, ogni certezza che tu credi di avere, viene, diciamo, immediatamente rismantellata tre pagine dopo. Quando tu analizzi i motivi di un disastro familiare, di un disastro sentimentale, di un disastro psicologico, e diciamo soltanto guardando ti si aprono altri punti di vista. Qualcuno ha detto, lo dicono giustamente, che è un libro sulla memoria. Quindi è un libro di una tale, diciamo, forza emotiva in questo, di una tale, forse il tema è sbagliato, dell'impossibilità di avere, di riavere certe cose, che è commoventissimo. Non puoi più riavere certe cose perché sono passate. E quello che viene fuori è come questa enorme America, capito, che ha come mangiato la possibilità di riavere quello che si credeva un sogno. Cioè quello che noi credevamo che era un sogno, lo che credevano nel libro, no? Invincibile, bello, mito, avere, famiglia, se sei buono sei ripagato, se sei giusto sarai ripagato, se ti comporti bene così. Questa roba viene completamente smantellata dalla realtà, e la realtà è America di oggi, brava, e questa realtà ti travolge questo insieme di umanità, e questo è estremamente commovente, secondo me. Contrariamente a tutti i nostri sogni a occhi aperti sull'effetto di una adulazione così assoluta, acritica e idolatra, pareva che l'amore prodigato per lo svedese in realtà lo svuotasse di ogni sentimento. La struttura è molto chiara. Molto spesso, diciamo, ad esempio, la definizione di Simur Levov, cioè il protagonista, questo biondo atletico pazzesco, è ripetuta tantissime volte, ma ogni volta è ripetuta da un punto di vista diverso. Ogni volta si aggiunge un elemento diverso. E questa struttura, quindi, che è forte, è cosparsa di punti emotivi. E la bellezza è che tu ti rendi conto, sei consapevole da lettore, che sei all'interno di una struttura, ma la struttura non è fredda. La struttura ogni tanto ti dà dei punti caldissimi. Abbiamo, come dire, un grande cinemascope all'interno del quale poi ci sono delle veramente dei brillucichi, delle cose lucide, delle cose che ti fanno boom, che escono fuori dal libro e ti vengono incontro. Questo credo.